Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cielodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, voglio salutarvi da Piazza San Pietro. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić Was wszystkich tutaj z Placu Świętego Piotra. Oggi abbiamo 20 luglio 2017. Dzisiaj mamy 20 lipca 2017 roku. Mi trovo in Piazza San Pietro perché proprio in Vaticano oggi è arrivato Don Paolo Cecere, chiamato Padre Paolo, sacerdote che ha costruito la chiesa a Castellammare di Stabia. 50 anni era parroco in questa parrocchia, quale veramente la gente lo ricorda in modo speciale. Don Paolo Cecere, come sappiamo, conosceva bene anche Santo Padre Pio. In questi giorni ha compiuto 60 anni del sacerdozio, per questo voleva venire proprio anche in Vaticano. Ha invitato tanti amici da Castellammare di Stabia, da Gragnano, da altre parti, anche qualcuno arrivato da Capri. Tutti insieme sono partiti di mattina presto, sono arrivati in Vaticano perché è prevista la Santa Messa e anche pranzo. Sapete dove? A Santa Marta, dove vive Santo Padre Francesco. Ma prima di questo hanno potuto anche vedere il Vaticano e anche i giardini vaticani. Moi drodzy, przybyłem do Watykanu szybko z Pesaro, jak wiecie, tam przebywam w tym czasie. Przygotowujemy również tę piękną uroczystość liturgiczną na dzień poniedziałkowy, 24 lipca, kiedy będziemy wspominać, będzie to wspomnienie liturgiczne w całym świecie, jest wspomnienie liturgiczne świętego ojca Charbela Maclouf. Ale dzisiaj, w ten czwartek, przybyłem tu do Watykanu, aby uczestniczyć właśnie w tym pięknej uroczystości. Kilka dni temu znany wielu Wam w Polsce ksiądz Paolo Cecere, który ze mną przywoził kilka razy habit świętego ojca Pio oraz inne jego relikwie do Polski. Ksiądz Paolo, który znał ojca Pio, w tych dniach ukończył 60 lat kapłaństwa. Informowaliśmy o tym na naszym portalu. Dlatego razem ze swoimi przyjaciółmi z Castellammare di Stabia, z Gragnano, niektórzy również i z Capri, przybyli dzisiaj do ten czwartek, to piękny czwartek, widzicie jaki pogodny, do Watykanu, aby świętować wspólnie. Zobaczyli również i ogrody watykańskie, a później msza święta w domu świętej Marty, tam w kaplicy, gdzie ojciec święty Franciszek, obiad również wspólny w tym samym miejscu, gdzie mieszka, gdzie też spożywa każdego dnia posiłek papież Franciszek. Naprawdę nie mogłem nie przybyć, bo przecież od wielu lat jesteśmy w przyjaźni. Także proszę już o modlitwę w jego intencji. Sześćdziesiąt lat kapłaństwa księdza Paolo Cecere to wielki jubileusz. To wielka łaska, bo przecież niewielu może przeżywać taki jubileusz. 50 lat kapłaństwa to jest już też piękna data, ale 60. No a widzimy, że ksiądz Paolo Cecere jeszcze jest w znakomitej formie. Ale pamiętajmy o nim w modlitwie. Ja tutaj jestem razem z nimi w
tym jednym z busów, którym przyjechali, wsiadłem raz z nimi, by teraz wjechać do Watykanu. Sono insieme con loro perché stiamo entrando. Osvaldo, più a sinistra è il Palazzo della Giustizia. Stiamo sale. Così stiamo entrando al Vaticano per questa celebrazione con Padre Paolo. Siamo nella porta di entrata. Tak wjeżdżamy do Watykanu. Oto tutaj przed nami widzimy dom, w którym mieszka Ojciec Święty, papież Franciszek. Stiamo entrando in Vaticano. Vediamo Padre Paolo. Allora, avanti. Qui a destra, grazie. Qui a destra, come ho detto, al secondo piano, queste finestre che voi vedete, c'è il pioppo di Santo Padre. Qui siamo alle spalle della Basilica. Qui a sinistra vedete la pompa di benzina, delle due pompe. A destra, piano piano, davanti. Tutaj widzimy właśnie dom Ojca Świętego. Qui a destra c'è l'ingresso del Vaticano, della Santa Salomo. Poi qui a sinistra. Ah, lì sta. Lassa, la bandiera, le due finestre. Ciao. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Adesso a capo lato, questo è il corridoio che si, questo viale si blocca, dove il Papa scende. Ma andiamo, facciamo due passi a piedi, un po' dell'altra. L'altra icona della Madonna dove si ferma Giovanni Paolo II. No, Benedetto XVI. Widzimy ksiądz Paolo, teraz rozpoczynamy modlitwę, rozpoczęcie tej pielgrzymki. La prima salvetta è l'ora che ti, dopo che ci hanno salvergina. A teraz będzie odmówiony anioł pański. Perché le cose si fanno così, io non ho mai parlato di questo, non si fa niente di più. Da parlando noi parlando, parlando la signora. Questo percorso quasi tutti i giorni l'ha fatto e lo fa ancora Benedetto XVI, ogni tanto Papa Francesco. Si fermano qui davanti a questa Madonnina, vedete due sedioline con lo stemma del Papa, poi a piedi ora c'è il rosario e il breviario davanti alla Madonna. Qui dalle 2:30 fino alle 5:30 è proibito entrare, proprio per la sicurezza del Papa. Accomodatevi, vediamo. La sede del Papa ci facete una bella foto a tutti i sacerdoti. Diacono, mettiamo sulla sede dove si chiede il sacerdote. Carissimi, sono Picon. Don Vincenzo. Don Vincenzo, tu sei stato viceparroco. Sì. Racconta, quanto era, com'era parroco? Chciałem zapytać Don Vincenzo, on był wikariuszem, a proboszczem był ksiądz Paolo. Jakim on był proboszczem? Don Paolo è un vulcano sempre attivo. Ja mogę powiedzieć, że ksiądz Paolo to wulkan cały czas funkcjonujący. Non sta mai fermo ed è sempre pieno di iniziative pastorali. Nigdy nie jest sam, nigdy nie odpoczywa, można by powiedzieć. Cały czas ma wiele pomysłów. E poi è un uomo di carità. Ale przede wszystkim to człowiek miłosierdzia, człowiek, który pomaga innym. Non c'è nessuno che bussa alla sua porta e la trova chiusa. Nie ma chyba nikogo, kto by pukał do jego drzwi, żeby mógł zastać drzwi zamknięte. E quindi posso dire che credo che sia veramente un uomo di Dio. Dlatego mogę powiedzieć, wierzę, mogę powiedzieć, że to naprawdę Boży człowiek. Grazie, grazie. Prego, dopo la visita breve dei Giardini Vaticani siamo già in partenza per la Santa Messa.
po takiej krótkiej wizycie w ogrodach watykańskich wyruszamy teraz, aby uczestniczyć we mszy świętej. Widzimy księdza Paolo, jak wszystkim kieruje Don Paolo. Contento, Padre Paolo. O, zawsze z ojcem Pio. Padre Paolo, felice oggi. Felice, dobry pan. A wiecie, bardzo szczęśliwy, później zrobi dopiero interwista. Mi senti adesso, mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? Fermati qua. Vai più. Mi senti adesso, vai più avanti, vai più avanti. E non si sente. Allora qui a destra è dove attualmente abita Benedetto XVI. A sinistra, ho sbagliato. Sulla destra vedete una piccola. Sì, adesso sì, a sinistra la dimora dove sta Benedetto XVI. A sinistra, all'ingresso. Mi senti? Benedetto XVI, sì, a sinistra. Vediamo teraz dom papieża Benedetta XVI. Guardiamolo così, di qua la famosa fontana. Vai, vai. W tym domu mieszka papież Benedykt XVI. Però non ci possiamo fermare. Accendete un poco l'aria fresca. Jesteśmy przy fontannie, widzimy w tym domu, przed nami mieszka papież senior Benedykt XVI. Qui di fronte abbiamo la stazione Vaticano, con l'abbiamo visto già prima, ma facciamo. Vediamo da vicino il palazzo del governatore. Qua c'è di fronte la fontana che hanno regalato 3 anni fa a Papa Francesco. È stata fatta, inaugurata il 29 settembre di quando, 4 anni fa, o 3 anni, 3 anni fa. Però qui giriamo a macchina, facciamo un giro, torniamo indietro un'altra volta. Questo è l'ingresso del governatorato. Questa fontana di fronte è stata donata a Papa Francesco. Questo è stato l'ultimo lavoro che hanno fatto in Vaticano come fontana. Gira a sinistra, giriamo, che all'angiolo ci fa girare. Poi c'è lo Tutaj widzimy pałac governatoratu, czyli taki pałac rządowy. Questo fosse palazzo del senza. Siamo già davanti a Santa Marta, stiamo entrando piano piano tutti insieme. Jesteśmy już naprzeciwko domu świętej Marty. W tych oknach mieszka papież Franciszek. I teraz wszyscy wchodzimy już do domu świętej Marty. Siamo entrando a Santa Marta. Guarda, il direttore della sicurezza che dava un po'. Qua c'è una favore pure i valigie. Non so finire un po'. No. Mi ha apparso per te,
realizzarli e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto, vi farò salire da e del Gebuseo verso una terra dove scorrono latte e miele. Alleluia! Alleluia! Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia! Benedici mio Padre. Ricevuto nel sacerdozio Don Paolo. Ringraziamo per ogni santa messa che ha celebrato in 60 anni del suo sacerdozio. Solo lui lo sa quante sante messe erano con gioia e dolore quando stava arrivando vicino all'altare. Permettimi, sono apparso nella tua storia del sacerdozio per poco tempo. Ti ho conosciuto per la grazia di Dio, a nessuna grazia degli uomini, ma Dio ha voluto che noi ci siamo incontrati. E veramente sono molto felice che io, dopo tanti anni che sto qui, su questo luogo, qui a Roma, in Vaticano, in questa cappella, oggi sono molto felice e voglio esprimere mio augurio. Ti conoscono tanti in Italia, in altri paesi, ma anche tanti in Polonia. I nostri ultimi viaggi con le reliquie del Santo Padre Pio, del Sacro, della sua sangue. Io vedo Padre Paolo quando stava entrando nelle chiese in Polonia, sono già una cinquantina se non di più, tanti chilometri, stava entrando con questa gioia e la gente tutta, quando ha celebrato la Santa Messa a Castellammare di Stabia, insieme con gli arcivescovi. Io ho celebrato per te, assoverato,
con tante persone, ma quando ho trasmesso qualche immagine del tuo anniversario, mi sono arrivate tanti mail dalla Polonia, tante persone, e dicevano: dici nel nostro nome auguri Padre Paolo. E lo voglio dire qui, proprio nel nome di tanti della Polonia, che veramente ti hanno baciato le mani. Quante volte lo vedo questa immagine, perché l'hai toccato Gesù, hai toccato Padre Pio, che ti ha assistito sempre. Ma per me, giovane sacerdote, quasi 25 anni di sacerdozio, posso dire giovane, ma con qualche esperienza già, un sacerdote così, era prete, se io lo incontravo giovane, se avevo la possibilità di essere chierichetto nella tua parrocchia, forse quello non si potrebbe, ma vedendo te, il tuo affetto verso Cristo, verso l'anima, io avrei ancora di più la voglia di diventare prete. E per questo, questo augurio, certamente da parte mia, e pensavo cosa posso regalarti, ma ti regalo quello dove il Signore ci ha chiamato tutti quanti. E questa è l'ultima cena, piccola, che la metti su, sulla tua scrivania. Uno di questi 12 sei tu, uno di questi 12, ma certamente conoscendo il tuo carattere, temperamento, penso che sei quello più giovane che voleva stare sempre più vicino a Cristo, che metteva anche il suo capo nel suo petto. E io sono sicuro, se tu avessi modo di stare lì, saresti così legato con Gesù. Tanti auguri, tanti, veramente questo regalo, ma l'altro, i miei amici sono andati questi giorni a Guadalupe, dove c'è l'unico quadro non fatto dalla mano dell'uomo, che la Madonna ci ha lasciato immagine anche staccata dal tempo. Qualche millimetro, sempre staccata, ma mi hanno portato, tu guidi la macchina, che la Madonna ti guida, che veramente quello che tu hai bisogno è la salute, e amici sinceri sempre, quelli sinceri che restano, e tu puoi essere tranquillo, che io resto sempre amico, finché sono oggi, domani, quando sempre il Signore mi dà la possibilità di stare su questa terra. Dio che ti benedica. Auguri. E anche da Nicolati. Ci spiego per il tuo. Padre Pio ti ha illuminato e sarà lui che dal cielo ti assisterà ancora. Grazie a tutti voi, scusatemi di questa mia commozione, però desideravo dirlo perché è stato più bello. E ho visto il segno di Padre Pio, che ancora oggi vi vuole bene, perché se ancora c'ho tanto lo debbo a lui, e mi auguro di poter ancora fare qualche cosa a lode e gloria di Gesù, della Madonna e di Padre Pio. Grazie. Preghiamo. O Padre che ci ha accolto alla tua mensa, questa lieta ricordo di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso non vi muovete, aspettate che usciamo dalla sagrestia, poi andiamo, vi seguirete. Ci facciamo una foto, sì. Allora siamo con Padre Paolo della sua festa qui in Vaticano, 60 anni di sacerdozio. Padre Paolo, cosa diresti anche ai polacchi?
co powiedziałbyś też Polakom? Di avere, che il Signore li illumini, li sostenga e che possano anche loro avere tanta gioia come l'autovia hanno avuto nella mia vita. Ja też dla wszystkich, przede wszystkim życzę Wam, aby Pan Jezus Was prowadził, abyście mieli też wielką radość i szczęście. Vi auguro anche a loro tanti anni, io ce ne ho 85, allora a tutti gli amici polacchi gli auguro 100 anni. Ja mam 85 lat, ale Wam wszystkim, przyjaciołom w Polsce, wszystkim życzę Wam 100 lat więcej. Con la stessa mia energia e con la mia stessa vitalità. Abyście mieli taką energię i taką radość i taką siłę. Grazie a Padre Jarek per questa gioia che mi ha dato. Dziękuję księdzu Jarkowi za tę radość dzisiaj tutaj. Pregate anche per questo povero vecchio, mezzo rimbambito. Módlcie się za tego biednego staruszka za mnie, który tutaj jest przed Wami. Viva la Polonia! Niech żyje Polska! Ciao, ciao, ciao. Po uroczystościach wszyscy udaliśmy się jeszcze do Bazyliki Świętego Piotra na krótką modlitwę. Dopo tutte le celebrazioni siamo andati tutti a pregare anche in Basilica San Pietro. È completo. San Pietro e San Paolo, pregate a Dio. Adesso andiamo sulla tomba di Giovanni XXIII. Visto che questa gente fa una fila 2-3 ore. San Pietro, un anno fa ho avuto la gioia di celebrare la messa con il diacono, con Giovanni Calogero, giusto. Ho avuto la gioia di celebrare la messa con il Papa, ogni anno il 29 settembre, anche quest'anno. Il Papa quest'anno ha celebrato la messa a tutta la gente di Maria. Era l'unico prete che c'è stato prete, un po' che non si poi, per baciare l'altare, non meglio la commozione, che scende dall'altra parte. Diciamo insieme la preghiera. Tutta la gioia due volte di passare la mano a Giovanni XXIII a Castel Gandolfo quando inaugurarono quella pietra e quella suola che poi è stata donata ai Focolarini. Diciamo una preghiera a Giovanni XXIII. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Di secolo più secolo. San Giovanni XXIII, Papa buono. Allora, fermiamoci qua. Queste celebrazioni sono raramente, io che ho accompagnato Giovanni Paolo II in l'aereo papale, sono stato tante volte con lui come sacerdote che viene da prima parrocchia di Giovanni Paolo II. Penso che in questo luogo ho qualche modo di chiedere San Giovanni Paolo II per Padre Paolo, che il Signore lo custodisca, la salute, che Giovanni Paolo II lo proprio accompagna sotto braccio nel momenti quando sta da solo, quando tanti sono vicino, ma ci sono momenti quando uno sta da solo, e chiedo San Giovanni Paolo II per lui, per tanti sacerdoti anche, quelli anziani, quelli che malati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Giovanni Paolo II, intercedi per Padre Paolo, prega per noi. San Giovanni Paolo, prega per noi. Siamo anche... chiudo. Adesso